Ciao ragazzi e ragazze, ciao amici e amiche interiste Sono tornata per parlare ovviamente non di calcio in questi, in questi giorni Sono tornata nella miss di casa per lasciarvi un messaggio molto molto importante um, E sono tornata nella miss in cui dovremmo essere eh, tutti eh, in questi giorni A parte gli scherzi um, Sono stati, sono giorni molto difficili a livello... Personale per me lo sono stati per altri motivi, ma lo potete scoprire sul mio canale, ma per fortuna va tutto bene. Diciamo che sono giorni complessi un po', un po per tutti, no? sono giorni in cui ci comincia davvero davvero a pesare. Eh, anche se probabilmente abbiamo creato le nostre, le nostre routine, eh, diventa davvero difficile eh, cercare di aggrapparsi a qualcosa in realtà di capire. Eh, quale può essere lo sviluppo no, di questa questione? Ecco, io vi voglio solo lanciare un paio di messaggi. Il primo, per favore, cercate di selezionare dove andate ad informarvi, perché questo è molto importante e addirittura oserei dire fondamentale. Michele. Uh, è un esempio di buon giornalismo in quanto al calcio, ma vedo che ultimamente si sforza di darvi dei messaggi, dei contenuti che possono essere possono riportare a dell'informazione corretta riguardo al problema che stiamo vivendo. Questo non è scontato, non è scontato perché nessuno lo obbliga a farlo, soprattutto in un canale che parla di Inter, ma Michele lo fa perché evidentemente crede eh, al suo ruolo come una missione e questo è molto importante. Io non sono giornalista, però comunico sul web e quindi sento la necessità, ehm, non, non, non è personale, cioè è personale ma non, sarebbe, non, non, non deve essere necessariamente personale, sento come una necessità di collettivo, una necessità di dare dei messaggi positivi e giusti e utili e verificati e controllati e che abbiano valore in quanto comunicatrice sul web um, da questo punto di vista è molto importante fermarsi un attimo di più a leggere le notizie approfittate di avere del tempo guardate da dove vengono guardate come vengono scritte guardate e cercate di capire quanta autorevolezza c'è in quello che leggete immagino che non ci sia bisogno di, eh, di dirvelo perché se seguite Michele chiaramente siete delle persone che hanno forse già una capacità rispetto non voglio dire al tifoso medio ma in generale all'utente medio di internet di capire meglio dove andare a scovare l'informazione corretta e questo non lo dico perché mi paga o mi, mi dà eh, come dire la la, 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 mi obbliga a dirlo ma lo dico perché lo penso altrimenti non mi sarei messa a collaborare con lui comunque basta qui i complimenti eh, io penso che da un'altra cosa molto importante sia cercate di evitare in questo momento, più che mai, di riempire di contenuto lamentoso i vostri social media e non solo, anche la vostra vita offline, con la vostra famiglia, se non vivete, se non vivete da soli, con la vostra moglie, il vostro marito, i vostri figli, i vostri parenti e la gente che sentite al telefono. Cercate di evitare in tutti i modi la lamentela, rendetevi conto che questa è una situazione in cui siamo tutti e nessuno è escluso, tranne quelli che devono fare i ribelli apposta e quindi vanno fuori. E quindi, ehm, la realtà dei fatti è che le vostre lamentele, esattamente come le lamentele degli altri, in questo momento, ancora più di prima, non servono assolutamente a nulla. Oltre a questo, vi voglio dire: per cortesia del motivo per cui ho questa film, al prossimo video, vi giuro che lo faccio con la maglia dell'Inter che so che vi piace tanto, state a casa! Vostra. Io vedo fuori dalla mia finestra, ve la mostrerei, ma poi si sballina tutta la luce nel video, vedo ancora troppa gente in giro. Non dico che siano tanti, ma sono troppi. Persone anziane che escono, incuranti del fatto che sono le prime persone a rischio, famiglie intere, per cui se c'è anche un solo positivo, e sono tutti contagiati, c'è, se sono in quattro, quattro volte la possibilità di contagiare chiunque che incontrino per strada. Persone che vanno al supermercato tre volte al giorno. State a casa vostra, cercate di usare i servizi online e la tecnologia per quanto più possibile e soprattutto per le cose necessarie. Non fatevi arrivare, diceva qualcuno, la cover del telefono di Amazon o veramente le stronzate. Fatevi arrivare la spesa online. Magari, non lo so, se proprio, proprio non compratevi un libro, compratevi un ebook, um, usate i servizi di musica in streaming. Trovate il modo di risolvere i problemi che avete facendolo da casa. Vi assicuro che online ci c'è la maggior parte delle soluzioni, probabilmente, forse non lo sapete ancora. Cercate, come vedo che stiamo facendo, di guardare la tecnologia con occhio propositivo e positivo. Guardate. Tutte le possibilità che ci offre, pensate agli insegnanti, io ho una madre professoressa e lo vedo, pensate ehm, agli stagisti nelle aziende o chi ne sa più di te tecnologia, scusate, scusatemi, che aiuta le persone più senior all'interno dell'azienda, aiuta anche magari i proprietari d'azienda, pensate ai loro capi, no? pensate addirittura alle nonne che si sono ritrovate a guardare eh, i propri nipoti e parlare con i propri nipoti su Whatsapp oppure su Skype o su Zoom o su Hangout pensate magari abitano molto vicino e pensate che prima non l'avrebbero mai fatto eppure adesso che l'unico modo di eh, rimanere in contatto c'è la tecnologia in aiuto un'altra cosa che vi voglio dire e poi la chiudo è soprattutto in un momento così in cui il calcio mh, non c'è quindi non abbiamo neanche questo diversivo sappiate che esistono tanti diversivi io ho lanciato un format e probabilmente ne lancerò altri, eh, il format del 2K Merone in cui eh, c'è Michele, adesso sta finendo, però eh, c'è stato anche Michele, scusate, poi metterà magari il link nel video, eh, qui in questo video de del video insieme a lui, scusatemi, in descrizione di questo video, mi sono intortata, e, mh, troppi video insieme, e, e, è un meta video e mh, soprattutto potete usare, ok, a parte queste iniziative in più, ok, che vengono portate avanti a livello culturale, usate questo tempo per pensare alla vostra formazione, imparare qualcosa, immergetevi nella cultura, provate a fare qualcosa che da tanto che pensate di fare e non avete mai fatto. Io ho sempre voluto iniziare un format riguardo al vino, ho cominciato ieri facendone un, un video con una persona, intervistando una persona, chiacchierando insieme, non vi dico a caso, però totalmente senza... Paure senza ansie e senza questioni di perfezionismo. Fate un podcast, fate dei video. Non volete fare contenuto online? Inventatevi qualcosa. So, di una persona che fa l'assicuratore nella zona di Genova, che si è messo a fare detersivi fatti in casa. Questa è una cosa meravigliosa, non solo perché è indice di come la sopravvivenza umana poi ci faccia arrivare a idee geniali, ma soprattutto è quello che a lui piace. E quindi questa cosa è bellissima. Sai mai che magari la sua vita, non vi dico può cambiare nel senso che diventa ricco, però può cambiare nel senso che diventa più felice. Magari questo mollerà il lavoro da assicuratore e si metterà a vendere detersivi fatti in casa. Ora, io non voglio vendervi il sogno americano, proprio vi voglio dire che da questi momenti, sono eh, sempre storicamente l'uomo è uscito rafforzato, perché come si dice ciò che non ti uccide ti fortifica e noi stiamo eh, in questo momento vivendo una situazione a cui dobbiamo guardare comunque con ottimismo, proprio perché la storia ce lo insegna. Oltre a questo, eh, mi raccomando veramente state a casa, state a casa e quanto più perché così dura meno e quanto più potete Evitate le polemiche, chissà che non impariamo ad evitarle anche nella vita normale, soprattutto quelle online, soprattutto piene di insulti, cattiverie e cose varie. Ci vediamo presto con la maglia dell'Inter. Stop whining, amala e speriamo che il calcio torni presto, ma non è la priorità, state a casa.